Pronto. Voglio Villa Feltrinelli. Per me lo è, sono la figlia di Mussolini. Fatemi subito parlare con mio padre. Cretina, sbrigatevi. Bene, datemi il segretario. Pronto? Siete voi, Dolphin? Sono Edda. Voglio parlare immediatamente con mio padre, subito, capito? E invece c'è, lo so. Ma trova che è molto più comodo farsi negare. Non osa parlarmi perché gli manca il coraggio di ammettere che non vuole salvare mio marito. Ma non è che non può! Non vuole! Sentite, ditegli di venire al telefono e che non si preoccupi. Tanto al telefono non potrò costringerlo a niente. Ditegli che se non mi parla significa che ha paura di Farinacci, di Pavolini, che è uno strumento nelle mani dei fascisti, che è un rinnegato, un uomo finito! Sei tu, finalmente. Guarda che non è tua figlia che ti supplica, ma la contessa Ciano che ti parla. Ho qui i diari scritti da mio marito, il tuo ex genero, e voglio leggertene qualche rigo prima di farli avere a Churchill, a Badoglio o al New York Times. Ascolta. Mussolini si scaglia contro il Natale e si sorprende che i tedeschi non abbiano ancora abolito questa festa che dopo tutto ricorda solo la natività di un ebreo. Egli ha proibito ai giornali di commemorare il Natale. Ti piace essere descritto così, senza l'abituale maschera di difensore della cristianità? Aspetta, senti questo. Mussolini ha detto che c'è un solo generale che gli piace. Quello che una volta in Albania disse ai suoi soldati. So che siete degli ottimi padri di famiglia e questo va benissimo a casa vostra, ma non qui. Qui voi non sarete mai abbastanza assassini, ladri e stupratori. Che te ne pare? Sono 5 quaderni. Pieni di roba simile. Ti interessa che il mondo li conosca? Io credo di no. Li avrai solo se libererai mio marito. Scegli tu il modo, fallo fuggire o grazialo. Ma sicuro che è un ricatto. Oggi ormai tutti ti ricattano e non c'è altro da fare con te. E visto che tu accetti i ricatti di tutti, adesso accetta anche il mio. Io non sono più una Mussolini. La storia, figurati! Sapessi quanto me ne importa. Tutto ciò che hai fatto o detto sarà spazzato via da poche raffiche di mitra e tu sarai ricordato solo per le buffonate alla starace, per i tuoi colpi di piccone e per la favola degli 8 milioni di baionette. Non me ne frega niente. Ecco l'unico insegnamento fascista che accetto. Me ne frego! Ti sfido, fammi arrestare se hai il coraggio. Avanti, consegnami alle SS. Ti sfido, ti sfido! Fammi fucilare con mio marito. Prova almeno ad essere feroce come Hitler, ma fino in fondo!